Salve, sono Sami da Fosi Accademia. In questo video vi mostrerò come risolvere il messaggio di errore non è riuscito a completare la richiesta, perché i dischi di memoria virtuale sono pieni in Photoshop. Vai al menu di File, aprire il file esistente, selezionare il file, punta strumento pop-up, osservando che la dimensione del file è 90,8 MB, clicca su Aperto. Poi il messaggio di errore di Adobe Photoshop CS6 pop-up, impossibile completare la richiesta, perché i dischi di memoria virtuale sono pieni. Vai a Start di Windows, fare clic sul computer, poi vai a Disco locale e cercare di liberare lo spazio su disco. Faccio il mio dovere, il disco locale centesima era di 400 MB di spazio libero. Io liberare più spazio su disco raggiunge a 6,43 GB, come si nota, elimino qualche file e trasferire altri di diverso da disco locale. Poi tornate in Photoshop e cercare di riaprire il file, ora è aperto, non più dischi di memoria virtuale sono pieni, e poi andare sul menu Modifica, selezionare la preferenza. Selezionare quindi le prestazioni. In questa finestra di dialogo è possibile assegnare diversi dischi locali, o più di un disco, per dischi di memoria virtuale come vedete qui. Spero che queste informazioni siano utili, grazie per aver guardato Fosi Accademia, si prega di come, iscriviti, condividere questo video e visitare il nostro sito, fosiaccademy.com.